Dopo le visite degli alti funzionari dell'Unione Europea e del Presidente degli Stati Uniti, anche Rishi Sunak ha visitato Israele. Il primo ministro britannico ha dichiarato di voler dimostrare la solidarietà del Regno Unito nei confronti di Israele. Sunak ha incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu e ha espresso la volontà di evitare che il conflitto si espanda. Ha affermato inoltre che i palestinesi sono vittime delle azioni di Hamas.

Scholz si è poi scagliato contro il presidente russo Vladimir Putin che ha espresso preoccupazione per le vittime civili nel conflitto. Nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Scholz ha descritto le osservazioni di Putin come ciniche. Israele ha intanto annunciato di voler consentire il passaggio di un numero limitato di aiuti umanitari. Il giorno precedente gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione ONU che chiedeva una pausa umanitaria al conflitto per aiutare la popolazione palestinese.